Aggiungiamo una proposta. La proposta è la seguente: che le associazioni che non hanno saputo custodire gli immobili che sono stati affidati devono pagare i danni che sono stati fatti all'interno di queste strutture, di modo che prima di avere nuovi finanziamenti dagli enti locali, sappiamo che all'interno del Genoa Social Forum ci sono centri sociali, ci sono associazioni che ricevono costantemente dai comuni dei finanziamenti. Questi finanziamenti, prima di andare a loro, devono andare ai cittadini di Genova per ricostruire i propri negozi, le abitazioni, le attività che sono state distrutte. Degli enti pubblici, parte civile? Ritengo che questa sia la cosa più importante. Di verità ce n'è una sola, e la verità è quella che non è quella che è stata costruita dal Genoa Social Forum, non è quella che è stata costruita dai Weblock, non è quella che è stata costruita da certa magistratura e da un certo tipo di stampa. Cioè, quella che dice che a Genova ci sono stati dei violenti che hanno distrutto la città e questi appartenevano ai manifestanti, quella che dice che in mezzo a questi manifestanti c'erano i terroristi arabi, quella che dice, detto da Mubarak, che su Genova stava per essere preparato un grosso attentato.